Il conto alla rovescia avanza. Tra 3 giorni sarà tempo di Spartan Race. L'attesa diventa spasmodica. Squadre del comune e dell'AMIU sono attive in varie zone della città e soprattutto in quelle vicine allo svolgimento della gara nell'area di Parco Cimino per mostrare a visitatori e turisti il volto migliore di Taranto. Il 29 e il 30 ottobre saranno presenti sulle rive dei due mari almeno 10.000 persone, tra turisti e partecipanti alla corsa ad ostacoli più famosa del mondo. Il faticoso compito del coordinamento organizzativo è toccato al capo di gabinetto del comune di Taranto, Giuseppe Licciardello. Lo abbiamo ascoltato. Veramente un appuntamento di grande importanza per il nostro territorio e quindi meritava tutto l'impegno possibile da parte della macchina comunale. È un'organizzazione che sottende tanta attività, quella che è meno visibile, la pulizia, l'igiene, il decoro, l'organizzazione della viabilità, i servizi di trasferimento degli atleti e degli ospiti. E poi operare nello spirito del progetto di destagionalizzazione. Si parte con Taranto per scoprire che cos'è una Puglia che può offrire elementi attrattori anche al di là della normale stagione estiva. Si parte con Spartan Race, la regione ha puntato, ci ha finanziato un progetto, non sappiamo di quale consistenza economica, però è l'elemento di valorizzazione che si sposa al grande evento. Il grande evento per noi è sportivo, in altre città pugliesi potrà essere culturale, artistico, per noi in questo momento è sportivo e c'è un impegno forte perché noi vogliamo mantenere ben stretta la promessa di Puglia Promozioni e della regione di avere 3 edizioni di questo evento che assume un significato molto particolare perché la Spartan Race si fa sul territorio spartano perché Taranto è città spartana, per cui questo binomio è un elemento di grande valorizzazione. Noi questa opportunità abbiamo tentato di captarla e di dargli quanti più contenuti è possibile perché intendiamo con questa operazione di marketing incentivare ancora di più la presenza di turisti, perché speriamo che da queste 10.000 presenze qualcuno porti via un ricordo positivo, ne parli bene e possa essere un cavallo di ritorno perché poi la gente sia invogliata a tornare trovando un territorio pulito, accogliente, garbato, gentile. E in questo senso nel corso della conferenza stampa il sindaco prima, noi tutti poi abbiamo auspicato un grande coinvolgimento dei cittadini perché più degli altri giorni concorrono a tenere la città pulita, a evitare queste carte che vengono buttate per terra in modo indiscriminato, amare poco di più la loro città, in questo appuntamento in particolare perché ci giochiamo l'immagine. Quindi lo sforzo è quello di dire Taranto è una bella città, visitatela. Canale 189 è l'emittente televisiva media partner dell'evento. Seguiremo insieme il fascino e tutte le novità dello storico appuntamento.